Bravissima, ora il mio 3. Uno, due, tre, via! Brava, ancora, vai! Vai, corri! Vai! Di Brava! nuovo, via! Vai, di nuovo! Vieni qui! Uno, due, tre, via! Vieni qui! Altri 5. Bella questa. Come? Ah, chiudere la porta, sì, chiudi. Sì, chiudi, dai, che io busso. Vediamo. Ah, buono. Ma perché no? La possiamo mettere sul balcone. Vabbè, abbiamo tolto le sedie, mettiamo Togliamo le sedie, abbiamo messo. Vabbè, comunque la misura c'è. Bella. A lei la teniamo qui, che è meglio. Stai seduta. Andiamo, dai, andiamo a vedere sopra cosa c'è. E buongiorno a tutti, anzi, per me dovrei dire buon pomeriggio perché sono esattamente le 17:06. Dopo un intro in varie parti della giornata, vi saluto adesso che sono appunto le 5. Allora, noi siamo tornati a casa da poco. Il mio dolce maritino mi ha anche portato il caffè macchiato. Così, intanto che io faccio due chiacchiere con voi e poi andiamo di là perché devo fare un pochino di cose. Allora, abbiamo trovato, diciamo, la panchina, non lo so come chiamarla, per il balcone. Tanti di voi no, mi hanno scritto, attenta con le panchine, con le cose per i bambini. Allora, a parte che, vabbè, questa che abbiamo preso è molto grande, anche contenitore, cioè i bambini non la riuscirebbero neanche a spostare. Ma noi abbiamo tutte le finestre con i blocchi, una cosa che si mette alle maniglie, non si possono aprire da soli. Poi comunque quando i bambini sono sul balcone ci sono sempre perché o io o Daniele siamo comunque nella cucina, sono sempre sorvegliati. Però è giusto, è sempre bene non tenerle queste cose perché con i bambini è un attimo. Però qui le ringhiere sono anche molto alte, già anche a me arriva qua la ringhiera. Ma poi comunque questa che noi abbiamo preso, poi dopo la vedete. È molto grande, cioè trascinarla non potrebbero farlo. Comunque, poi ve la faccio vedere. In più, ho preso anche questi qua. Ho preso questi due piccoli vasetti con i sottovasi. Perché praticamente oggi i bambini all'asilo hanno piantato le piante. Hanno piantato le piante. Allora, Mirko, l'insalata, un cespo di insalata dentro la terra, dentro un cartone del latte, mentre Nea cava il fiore. Hanno detto che adesso le devono piantare. Non ce l'avevo, due vasetti piccoli. Ho detto, vabbè, io non penso che possa mai nascere qualcosa, però vabbè, tanto glielo facciamo fare. Vediamo e niente, poi vi faccio vedere che ho fatto. Io intanto mi bevo il caffè con le amiche e con gli amici. Ho fatto un ordine su Shein di vestiti. Allora, io è raro che compri vestiti online perché non azzecco mai, mai, mai le taglie, però siccome volevo prendere un paio di cose così, volevo provare, ho detto ma tentiamo. Anche perché poi lì tra un coupon e l'altro e gira e rigira, i prezzi sono comunque convenienti. Le ho prese, a parte due cose che non mi piacevano, ho già mandato indietro. Le altre quattro mi pare vanno bene, ve li faccio anche vedere. Così facciamo questo primo haul di Shein. E poi niente, oggi sono andata a fare la spesa perché ho visto una ricetta e stasera la provo per cena, la facciamo insieme. Poi dopo vi spiego che cos'è. Quando sono andata a prendere le melanzane che mi servivano per questa ricetta, c'erano questi pantaloni più mezza gamba,
e li ho presi 6,99 o 7,99, 8,99, non mi ricordo, una roba del genere. Me li sono presi. Poi siamo andati a comprare un paio di costumini per i bambini. Ora vediamo, penso fra un paio di settimane andiamo a farci i primi bagni in piscina e abbiamo preso questa Adenea, abbiamo preso questo qua con gli squali, mentre questo qua l'abbiamo preso a Mirko, ancora non li hanno visti. Abbiamo preso questo qua. E poi io quando sono andata a fare, ho terminato il mio cambio stagione, mi sono accorta che di pigiami estivi, quindi pantaloncino, maglietta a maniche corte, ne avevo soltanto uno. Vabbè, ok che uno lava e mette, però almeno il secondo serve. Mi sono presa questo. Vabbè, mi fa ridere perché, vabbè, io ho preso quello che costava meno, cioè 18 euro, se no ce ne volevano 24,99. No, quindi sono presa questo, ho preso una L, e il pantalone forse sarà un pochettino più grande, però le magliette io le preferisco più grandi, queste qua del pigiama. Pantalone sicuro un po' più grande, sarebbe bastata una M, però poi siccome un po' restringe il cotone, fa niente, il pigiama lo preferisco meglio comodo e non troppo aderente. Quindi ho preso questo, poi in più io ho messo il coupon del 10% delle cose che avevo dato, vecchie. E siamo a posto. E poi c'è stato un affarone che secondo me loro hanno sbagliato, quelli del negozio, no? Perché abbiamo trovato questa Denea, cioè io ero lì che guardavo, temporeggiavo, stavo lì, mi guardavo in giro e c'erano queste due coppie di magliette, aspettate, due polo, così, erano insieme, vedete? Cioè questa e poi una tutta gialla. Così, doppia. Cioè, sapete quanto l'abbiamo pagata? Io ho detto, guardate qua, non so se si vede, cioè veniva 14,99, pagata 3,99 per due polo, quando già comunque una magliettina normale, queste qua di cotone, semplici, cioè la più economica costa sui 8 euro. Le abbiamo prese, abbiamo detto, beh. Questa è tutta gialla, questa attirerà i moscerini. Questa è bellina, più elegantina, così con un pantaloncino. Questa è bellina. Poi 3,99 euro. Perfetto, è passata la cassa. Siete muti e ce ne siamo andati. E quindi questo, niente, abbiamo fatto questi giri stamattina. Domani i bambini andranno anche all'asilo e poi da mercoledì. Ci sarà il lungo fine settimana perché l'asilo sarà chiuso, ho un paio di giorni per fatti suoi, più giovedì qui è festa, la festa Corpus Domini, qui tutto 10 giorni dopo la Pentecoste, qui tutte le feste a carattere religioso sono feste rosse, quindi non si lavora ed è tutto chiuso, quindi giovedì è bello, si interrompe la settimana così, però i bambini a casa. Aiuto, aiuto. Vabbè, niente, faremo qualcosa, boh, non lo so che faccio, mi darò la macchia sicuramente, o prenderò il primo treno che passa, lo prendo, destinazione ignota, non mi interessa. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, niente, ora vado a prendere queste bustine di Shein, così ve le faccio vedere e poi andiamo di là. Daniele penso che sta già montando questa cosa. Abbiamo venduto così le sedie che noi avevamo, in più ho venduto la mia Bissell, che ormai non lo so più, visto che uso sempre la Tineco, stava lì, messa su eBay, l'abbiamo venduta e con il ricavato ci siamo presi questa cosa qui, questa panchina, chiamiamola panchina. Va bene, prendo un attimino questo. Aspettatemi un attimo. Allora, eccomi qua con il piccolo malloppo. Aspettate, sposto questi così ve li faccio vedere. E poi ho preso anche due orecchini. Entrambi erano, mi pare, 90 centesimi, tutti e due. Allora, i primi sono questi, semplici, non è che. Vedere, eccoli qua. Questi c'erano in tanti colori, infatti sono indecisa se fare un altro ordine. Questo, vedete che bello, sono pietroline sull'azzurro, così, molto bello. C'erano tipo bianche, turchese, sul viola. Questo è proprio bello, ma no, mi sono piaciute. E poi queste qui proprio
più estive, stile boho. Questi qua belli, anche questi, aspettate, andiamo, metto così, faccio così. Ovviamente serve un outfit diverso, non questo. Allora vi dico, quando mi ha visto Giulia con questi, non vi dico che anche lei vuole questi, che vuole questi, che vuole questi. Allora io, piccola così, i buchi alle orecchie ancora non glieli faccio. Già voglio aspettare, non lo so, almeno 6-7 anni, anche perché preferisco che eventualmente me lo dica lei, siccome è un pochettino, cioè fa un po' male farli, quindi. Però adesso ho detto a Daniele, devo cercare magari in questi siti tipo Shein, così se trovo degli orecchini con le clip per bambina, magari metto queste qua con le clip. Poi mi sono dimenticata, l'altra sera ero lì che giravo, non ci ho guardato. Devo vedere se trovo qualcosa con le clip e gliele metto, perché ancora è piccolina, io aspetto per farle i buchi. Comunque, faccio vedere. Allora. Una è questa, è una maglietta, mi pare sulle 5 euro, così. Ecco, con tutti questi ruche, volant, qua, allora, sarebbe bello farvi un qualcosa indossato, però non c'ho voglia, perdonatemi di starmi lì a spogliare. Comunque questa, così. Tutte queste così, nel tessuto è un cotone, però è misto pure con, diciamo, il sintetico. Questo non è 100% cotone. Quindi una è questa. Poi ho preso questa, proprio bella questa. Cioè, già quando l'avevo vista mi piaceva assai, poi mi sta anche bene. Un po' scollatina, io non è che sono molto a mio agio con le cose scollate, però questa è bella. Ecco, aspettate, non so se vi riesco a far vedere qualcosa. Allora, è tutto tipo, diciamo, in Pizzo Sangallo, ma non c'è niente né di pizzo né di gallo qui. Allora, qua è così con la manichina. Allora, mi sa che questa è un po' difficile da farvela vedere. E qua è tutta quanta la scollatura. Si arriccia un po' in vita, perché dietro a questa, questa, eccola qua. Non so quanto si può apprezzare, probabilmente nulla. È così. Vabbè, fidatevi, è questa. E poi mi sono presa una tuta, jump, come si chiamano in inglese? Jump qualcosa. L'ho presa il nero perché il nero smagrisce, quindi meglio il nero. Intanto sento qualcuno dietro la porta, ora la porta si aprirà per magia. Guardate, ecco, la porta si è aperta, chi compare? Ciao, sei venuta a portare l'acqua? Grazie, sei venuta tutta quanta l'acqua. Vuoi dire ciao? Eh? Te dici ciao ciao? Bevi, bevi, non tenere l'acqua in bocca, hai bevuto? Brava. Vuoi salire lì? Va bene, sali. Ecco, chiuso. Allora, dicevo, questa qua che è semplice, tutta nera, ma è bella perché ha le tasche qui, è sempre con l'arricciatura, qui c'è l'elastico in vita. Questo sta molto bene, almeno poi. E poi qui sotto anche con il, come si chiama, tipo l'elastichino un po' alla vita, e non alla vita, come si chiama? La caviglia, ecco. Così. So che non aiuta e basta. E poi c'è un'altra semplice magliettina che sinceramente mi ricordavo di aver preso grigia, però è arrivata nera. Però attento che c'è il caffè, però non l'ho mandata indietro perché anche questa cioè, va bene comunque per tutti i giorni, però è semplicemente non la tocca. Hai fatto la cacca? Cos'hai fatto? Niente hai fatto, non direi. Ecco c'è anche Mirko. Andiamo a piantare la piantina adesso. La tua insalata? Sì? Va bene, andiamo. Prima mi occupo di Giulia. Comunque, niente, dicevo, questa qua è semplice, una maglietta semplice nera. Solo che è un po' con c'è il taglio un po' qui così.
Non si vede la panza, ragazzi. Sempre buono anche questo. Comunque, niente, allora io mi finisco questo caffè. Poi andiamo di là. E poi prepariamo la cena insieme. Allora, spostati un attimino, mettiti così. Niente, ho pensato di farvelo vedere indossato perché se no, Giulia, perché se no, cioè, mi rendo conto che non si vedeva niente, Giulia. Allora, questa è la magliettina, quella lì bianca. Ora, lasciate stare che sotto non è bianco, però questa è la maglietta, molto bella, a me piace, piace anche come sta. E poi, ecco, questa parte qua è più strategica, perché così non si vede, si nota nulla. Allora, aspettate, se mi metto così, ecco, forse è meglio, tralasciando questa parte qua, e poi... E poi gira. Che stai combinando? Ora, aspettate che mi metto l'altro, attento che ti fai male. Ecco, questa è la seconda, così, questa con tutte queste, con tutti questi qui di lato, queste specie di ali che posso ballare un po' il flamenco, così, ta 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 ta. È vero, Giulia? Sì? Vado a mettermi anche la tuta, così ormai facciamo servizio completo, vero? Sì? Allora, la tuta invece è questa qua. Mi sono un pochettino spostata perché sennò non si vedeva niente. Giulia, togli le manine. Ed è così. Ecco, qua c'è l'elastichino, così si può regolare qua la vita con le tasche. Poi, ecco, così. Belle, queste a me piacciono, sono molto comode. In realtà ero anche indecisa se prenderne un altro paio. Però va bene così, tanto poi tutte queste cose rischio che poi neanche le sfrutto. Comunque, questa, che ne dite? Giulio, che ne dici tu? Che ne dici? Sono belli? Willy? Che cosa Willy? I capelli? Mamma ha detto, mamma, io ho fatto niente. Io ho fatto niente? Boh. Il bambinese è questo? Aspetta, va bene. Va bene, dai. Andiamo. Senti. Sei bella. Aspetta. Da. A cui da morì. No. Allora, tieni, fai vedere la tua. Ecco, questa che cos'è, Mirko? E che cos'è? È l'insalata questa. Ecco, bravo, me l'ha detto in tedesco. Mentre questa qua è di Enea. Enea mi ha detto che questa qua è il Blumenkohl, ovvero il cavolfiore. Sinceramente non ne ho idea se sia così, perché non la conosco la pianta. Quindi esperti di piante, ditemelo voi se questo qui è un cavolfiore. Vabbè, adesso con la sua supervisione, vieni qua, vai. Metti i guanti. Oh, lavoro finito. Dai, annaffiate adesso. Enea, tu la tua. Giulia, tu fai quella. Sì, vai, piano però, piano, aspetta. Aspetta. Ok, vai. Tu vai qui. Un po' per volta. Sì, aspetta, Giulia, ora lo fai pure tu. Vai, Mirko, vai. Vai. Ok, vai. Vai, vai. Vai, Mirko, non avere paura, vai. Ma così si piantano le piante. Così si piantano le piante. Ma vabbè, vai Giulia. Togliamo questo. Vai. Dai l'acqua a quell'altra pianta tu, dai. Questa qua, girati. Qua. Pianta. Alla pianta, sì, quella, vai. Quella piccola, quella lì. Piccola.
Piccola, questa. Questa, sì. Vai. Vai, Giulia, vai. Tutta, tutta. Brava, bravissima. Ottimo lavoro, abbiamo fatto un bel lavoro di squadra. Giusto? Enea, giusto? Ok. Allora, prepariamo la cena. In realtà io già qualcosina l'ho fatta mentre si montava di là sul balcone, che adesso vi faccio vedere. C'è stato un momento di caos, di panico, perché vuoi la fretta, vuoi i bambini con le loro interruzioni. In realtà Daniele ha sbagliato a montare una cosa che andava fatta dopo, quindi panico, non si sapeva come risolvere al problema. Quindi tira di qua, fai di qua. Alla fine, comunque ce l'abbiamo fatta, anzi ce l'ha fatta, la verità ce l'ha fatta, adesso ve la faccio vedere. E nel frattempo che lui era lì che gridava, contro questa cosa, io che ho fatto? Ho preso le melanzane, che ero andata apposta a comprarle oggi, e le ho grigliate, o come dice Mirko, ho stirato le melanzane. Eccole, ce l'ho qua. Sono in tutto tre, credo che forse le usiamo tutte, non credo che ne avanzano, se no come le mangio domani. Allora, qual è la ricetta? Io ho visto questa ricetta su TikTok, grazie. Praticamente è la parigina farcita alla parmigiana. Io però ho fatto delle modifiche. In base ai miei gusti, alla mia comodità, e quindi che cosa facciamo? Allora, ho preparato l'impasto tipo della torta rustica che faccio sempre. Eccolo qua, l'ho fatto riposare giusto 2 minuti e adesso lo vado a stendere qui su un foglio di carta forno. Io per fare questa, ve l'ho data spesso la ricetta, però ve la dico così. A voce, tanto ci sono 4 ingredienti in croce. Vedete, in una ciotola 250 grammi di farina, un cucchiaino di lievito istantaneo oppure quello per dolci non vanigliato, un cucchiaino raso di sale, e in un bicchiere invece 100, aspettate, 125 ml di acqua e 60 ml di olio di semi. Unite tutto, impastate velocemente ed è fatta. Quindi che cosa facciamo? Prendo adesso questa, ne faccio in forma rettangolare, la farcisco e poi sopra andremo a chiudere con la pasta sfoglia, quella lì da supermercato. Quindi adesso facciamo questo lavorino qua. Aspettate che mi sposto. Intanto, aiuto, non ce la posso fare. È arrivata Giulia. Vabbè, allora mettiamola qua. Pam, pam, pam. Ora iniziare a mettere le mani, eccolo. Ecco qua. Allora, aspettate, mettiamo un pochettino di farina. Ok. Beh, Giulia, beh, mettiti qua un pochino. Aspettate, le do un po' di questa perché sennò. Tieni, tieni, vai. Ecco, lo sapevo. Aspettate, me ne prendo un altro. Dov'è? Dov'è? Ok, ho preso. Aspettate, qui. Allora, cerchiamo di farla abbastanza precisa e della stessa grandezza poi della pasta sfoglia. Si può fare rotondo o rettangolare, io la pasta sfoglia ce l'ho rettangolare, quindi vado con il rettangolare. Come? Auguri, sempre auguri. Vai, cucina pure tu. Vediamo qui. Ok. Allora, ho cercato di farla il più precisa possibile, prendendo anche le misure. Intanto qui continuiamo a lavorare, spostiamo questo. Ora,
Facciamo così, mettiamo uno strato di passata di pomodoro, anzi non passata di pomodoro, di sugo cotto. Ecco, io ce l'ho già fatto da ieri praticamente, quindi farò qua passata di pomodoro, poi una spolverata di grana e le cose qua, le melanzane grigliate, dopodiché di nuovo sugo, parmigiano, un po' di dadini di provola e poi chiudiamo con la pasta sfoglia. Comunque, giro, sperando di riuscire a farvi vedere qualcosa. Giulia intanto fa il suo lavoretto. Quindi pomodoro, anzi no, sugo. Brava, sugo. No, tu no questo. Siccome con la pizza. Ecco, Io potevo papà. papà, che cosa, papà? Papà, potevo venire. Mettiamo grana. Grana. Così. Così. E ora mettiamo le melanzane. Stai facendo anche tu, Giulia? Brava. E le metti le melanzane tu? Mettiamo così. 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 No, 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 Giulia. Giulia, lasciami toccare, per favore. Stava cadendo la Lasciami farina delle qua. mani. Melanzane messe, adesso rivado con il sugo, un po' di grana e poi la mozzarella. Abbiamo finito tutto. E ora, ultimo passaggio. Coprire con la pasta sfoglia. Allora, vediamo di non fare danni. Gnammi, gnammi, gnammi. Risvoltiamo i bordi. Poi li rifissiamo con la forchetta. Bucherelliamo sopra e poi in forno già caldo a 180 gradi, più o meno una ventina di minuti, 20, 30, poi dipende. Lei. Così, così. Così. No, alla tua però. Uscirà tutto fuori, probabile. Ora qua bucherelliamo. Devo la piatta. Piano. Andiamo in forno. Eccola pronta. Allora, sono passati 30 minuti più o meno e l'ho fatta raffreddare. Ora qua l'ho tagliata già, perché se no poi ogni volta con la mano non riesco. Ed ecco qua il ripieno. Tagliamo pure questo. Aspettate, mi metto così. Ecco, adesso faccio pure la prova assaggio. Tanto qui è arrivato qualcuno. Willy! Cerca anche lui con un dinosauro. Allora, aspettate. Vado, eh. Buonissimo. Buonissima. Fantastica. Ok. Ottimo. Veramente, veramente buono. Ora, prima di chiudere, faccio vedere qua.
Infatti i bambini hanno venuto di mangiare. Faccio vedere la... Eccola. È in plastica, eh. Eccola qua. Come vedete è bella... Cioè, non si può... Cioè, per trascinarla ce ne vuole. E in più è comoda perché questa qua si apre. Si possono mettere dentro, tipo adesso abbiamo messo la busta di terra, queste cose. Quindi non ho messo i cuscini perché so che i cuscini in tempo zero tutti sporchi, ma la cosa bella è che è molto comoda, anche se comunque di plastica ed è dura, è veramente comoda, comoda. Quindi posso mettere qua. Ah, ora sì, ora ci siamo, perfetto. Allora, intanto Willy ha trovato da mangiare, ci sono le sue crocchettine, aspettate, mi metto così, che ci sono i vicini. Niente, che vi volevo dire? Questa qua su Amazon la stessa, 160 se non sbaglio, mentre in questo negozio che si chiama Orbach era 99, fantastico. Quindi questo, adesso niente, io vado a mangiare, che è giunta l'ora, li guardate che sono, eccoli là, va bene, tutta, tutta sporca, va bene, quindi un bacio grande e noi vediamo al prossimo video, vieni dai. Vieni Mirko, devi essere più veloce, aiuto, devi essere scattante. Ci vediamo. Aspetta, aspetta. Il prossimo sì. Video. Allora, sì, l'hanno visto. Sì, sì. Aspetta. Sì, sì. Ecco, le piantine le hanno già viste, comunque sono due insalate. Ecco, è arrivata pure lei. Al prossimo video.